Mr. Rain, concerto del 1° maggio, innanzitutto è veramente un piacere ritrovarti. Piacere tutto mio, guarda, piacere mio, grazie. No, anche perché noi piace parlare di musica, piace parlare quella che è la nostra vita, la nostra passione, e tra l'altro il concerto del 1° maggio propone, come dire, una nuova formula ormai da qualche anno, che dà la possibilità a quelli che sono artisti anche della nuova generazione, come dire, di proporsi una vera e propria vetrina della musica italiana, che fotografa anche quella che è la situazione attuale della musica italiana. Cosa ne pensi, come ti trovi, diciamo, in una vetrina come questa? Allora, a dir la verità era un sogno da molti anni, era da molti anni che volevo salire su questo palco, ci tenevo, e finalmente sono riuscito a farlo, a salire su questo fantastico palco, e è stata un'emozione unica. Ha superato di gran lunga le mie, cioè, tutte le mie aspettative, e ho cercato di dare il mio piccolo contributo, cercando di sensibilizzare un po' un argomento molto delicato, certo. E è stato fantastico. L'energia con la gente, tornare in piazza, i concerti, guarda, sono la persona più felice sulla terra oggi. No, guarda, poi è veramente bello anche quello che proponi tu, quello che è il tuo anche genere musicale. Io credo che il tuo percorso musicale sia molto legato anche al concerto del 1° maggio, perché in qualche modo anche quello che hai fatto con l'ultimo disco, con Fragile, è proprio un percorso che proprio porta a credere in se stesso, porta ad andare anche oltre a quelle che sono le difficoltà e quelle che sono, proprio come possiamo dire, anche le avversità che possiamo affrontare tutti i giorni. Assolutamente, mi vedo molto in linea con tutto questo, e infatti il mio ultimo album parla proprio di questo, nel riuscire ad accettarsi per superare certi momenti. Ho capito, scrivendo questo album, che mostrando una versione più impoverita di me, quello che facevo fino al disco prima, certo, non ero in sintonia e in pace con me stesso. E la cosa che puoi farne è parlare di ciò che ti spaventa, di tutto quello che ti rende fragile, e così diventi ancora più forte. Io credo che comunque in questo disco tu sei stato in grado di affrontare molto bene quello che è il problema anche del disagio mentale, e mi piace anche la correlazione che fai con la fragilità legata ai sogni, al mondo comunque del sogno, una dimensione non sempre così semplice da trovare, soprattutto un connubio non così semplice da far combaciare. Non semplice, però mi sembrava quella più azzeccata, cioè secondo me si capisce perfettamente il concetto, è impresso nel cemento. Quella che può essere realmente la necessità anche di quell'accettazione così complicata, l'accettarsi per poter poi, come dire, arrivare anche a chiedere aiuto. Guarda, il più grande atto di coraggio è chiedere aiuto. È una cosa che ho capito purtroppo un po' tardi, ma ora, come ho fatto oggi, come farò in ogni concerto, cercherò di lanciare questo messaggio, perché è fondamentale. Io, chiedendo aiuto, mi sono reso conto che vivo molto meglio, sono me stesso, quindi bisogna chiedere aiuto. A me piace anche questo disco a livello di flow, quello che comunque sei riuscito a creare, anche proprio come mood. Io credo che comunque sia sicuramente coraggioso, perché ci vuole del coraggio a uscire dopo un album come quello precedente, a uscire con un progetto come questo. Ci vuole tanto coraggio, e soprattutto io ho trovato tanta libertà, sia compositiva e anche, come dire, sei riuscito forse ad esprimere tutto il dolore che provavi. Guarda, ho cercato di sperimentare molto. Non ero andato in studio con l'idea di fare un album, ma ho fatto questa session di 3 giorni e mi sono nate 8 canzoni in 3 giorni, cosa mai successa, perché io ci metto 2 anni a fare un disco. Sì. Sperimentando molto ho riscoperto quell'aria che respiravo quando scrivevo le prime canzoni, era una cosa che avevo totalmente perso. Sì. E qua mi si è aperto un nuovo mondo, sono molto più produttivo, sono molto, ho molta più fantasia, ho voglia di tornare in studio ora, cioè non è più così un peso scrivere canzoni, perché allora in quest'ultimo periodo era diventato un po' più complicato, non che odiassi farlo, anzi, perché io scrivo per necessità, perché sto meglio, però era più complicato, ero forse più pignolo, riscrivevo più volte i pezzi. Con questo ho dato priorità al mio essere più spontaneo e ho ritrovato tutta questa voglia e divertimento che è la musica, che era la musica per me 17enne, quindi per me è fantastico. Io non posso che ringraziarti, e ci vediamo in tour, anche perché assolutamente, grazie mille. Grazie Mr. Rain, grazie.